Io lo faccio davvero, sì, cioè se arriva a 70 like io ricomincio a stare su AlphaTube. Oddio, spunta uno Snoopy selvatico! Snoopy, invita le persone a lasciare like, Snoopy. Tu chiedi, con l'emozione indifferente, se questo video raggiunge i 3000 like noi faremo un altro fuck you time. Allora, comunque, prima di iniziare io ci tenevo con un'enfasi molto importante. Da perché che molto indifferente di internet. Perché mi hanno rotto le palle per 2 settimane. No, questa parte in realtà non dovevi dirla, dovevi dire che nasceva dal tuo profondo del nasce dal mio profondo del cuore. E saluto la mia squadra, la Fenice Pallavolo Roma Under 18, quella squadra di mezze pippe con il nostro grandissimo allenatore Luca Cianci che ci conduce in ogni partita alla nostra sconfitta. Grazie Luca e continuiamo così. Premi play, anzi pausa. Ciao ragazzi, sono Gabby Square, benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui sul Fuck You Time. Un cosa faresti se... Non capito che video è questo. Un Fuck You Time, un cosa faresti se... Uno è là, è entrambe le cose. Ma no, anche perché il cosa faresti se uscirà prossimamente. Quindi lasciate tanti like anche per quello. Tra l'altro bro, posso dire una cosa? Dimmi. Noi siamo tu bianco, io blu, non sono due colori proprio. Bentornati con questo nuovo pack, dopo un po' di tempo, l'ultimo uscito il 29 fatto. Dicembre, lo sai che è uscito il 29 dicembre? Assolutamente sì. Assieme a Sergix, lo sai che è andato benissimo, lo sai che è piaciuto, lo sai che quindi ragazzi appunto stavamo dicendo che se i ceci non vanno a pile, le lenticchie si inculano i mandarini. Perché? Con quale nesso logico ho detto sta cosa? Prima di iniziare vi ricordo di seguirci su Instagram, gli omini che stanno comparendo qui, soprattutto a lui che deve crescere. Perché sennò mi chiedono ma chi è quel fregno vicino a te? Perché oggi è tornato Alessio, sono tutti contenti, no? Infatti mi volano tutti sul canale. Tutti sul anche canale. Sul cazzo. Nel senso cioè, che sto sul cazzo, ma non in senso figurato. Ah, senso... non ti volevano proprio? No, nel senso arcaico. Cazzo di disagio, fratello. La prima domanda, giusto per andare con una domanda leggera, ce la fa Dalila. Ciao Dalila, che ci chiede qual è il vostro più grande pentimento. Bro, di cosa ti penti? Parla ora o taci per sempre. Dai, il mio più grande pentimento. Bella domanda. Anzi, calcola che da poco mi si torcisce il collo. Ti torcisce. Ma guarda, per come sono fatto io, cioè quello che faccio lo faccio perché lo voglio, quindi non mi pento di niente, però se proprio ne devo scegliere uno, forse solo di una cosa. Sì, ok, accorcio. Forse solo di una cosa. Del liceo che ho scelto. Te invece, che fai tutto il simpatico? No, io molto semplicemente non mi pento di niente. Mi potrei pentire del video che ho fatto contro la mia prof di latino l'anno scorso, dato che poi mi ha dato il debito, però anche quella che forse è la cosa di cui mi potrei pentirmi di più, non mi pento. Forse mi pento di una cosa più importante, essere tornato dalla mia ex. Era quello che ti stavo per dire. Però non mi pento neanche di quello, perché l'ho fatto in quanto era una cosa che mi sentivo di fare. Quindi ragazzi, non vi pentite mai. Se fate una cosa, ragionate con la vostra testa, nel bene e nel male. Era una cosa che si sentiva di fare dopo 2 tennets bevute alla stazione del treno. Ti ricordo che sono astemio, bro. Quindi scusami. Non diciamo cazzate. Scusami, non volevo. Andiamo avanti con the next demand. La seconda domanda è chiaramente una domanda per te. Quanto ci metti a editare un video? Vabbè, allora io ci metto dalle 5 alle 6 ore perché comunque insomma, l'editing. Guarda che l'editing. Quando tu ti metti lì al computer, apri un minigol, vedi esatto. Porno, no? Guarda che montare video. Montare video è una cosa bruttissima perché esatto. Sennò poi non nascono le clip e non puoi più fare un video intero. Dopo questo meraviglioso sponsor, così a caso, rispondo anch'io alla domanda di Gabriele. Cioè, rispondo io alla domanda di Gabriele. Tanto, veramente tanto, infatti ragazzuoli, montare un video non è semplice, perché il video più, almeno poi parlo a livello personale, io sono uno che bro che si concentra molto sull'editing, tu lo sai perché mi odi, quanto ci ho messo a montare il video di Capodanno, amore? Cioè, ho fatto tipo le 8 di mattina, no di più, peggio, 9 del mattino, 9 del mattino, perché poi mi sono messo a dormire un'ora e ho... Insomma, io perdo molto tempo, anche il video più semplice ci metto un paio d'ore perché mi concentro tanto. Ti concedi tanto. Cioè, no, perché la tendenza ti fa sentire un po' la terza. Cioè, nel senso, ti mangi le parole, ma ti mangi le dita. Al di là di questo, godi solo a metà. No, non era di. Stavo dicendo che in pratica anche per il video più semplice, apparentemente. Insomma, mi porta via tanto tempo. Poi ci sono i video tipo di questo genere o altri video in cui appunto il genere è questo, gli somiglia, in cui magari non ci metto una vita.
ci metto tanto, però sono piacevoli da montare. Penso per esempio alla carriera Dupalle, cioè nel senso è bellissima, mi ci diverto, però Dupalle, cioè montare facecam e gameplay non mi passa mai il tempo, e comunque è tantissimo, è tipo un'ora e mezza di registrazione, quindi è un botto di roba. Lui mi guarda male perché sto a parlare tanto, eh? No, perché mi hai fatto morire. Hai fatto i video di questo tipo oppure questo genere di video. Cioè, è come a dire io mi mangio il latte e poi il latte viene mangiato. Esatto. Perale, fuck, non andare a dirlo. Hai mai pensato di aprirti? O di farti aprire? Hai mai pensato di aprirti un canale YouTube? Rispondi te. Rispondo io perché la domanda è per lui, rispondo sempre io. Lui ne ha aperti diversi di canali, i più importanti sono Tiger Shark 1900, famoso per la celebre serie Andando a scuola, e ora partirà una clip. Ce l'hai ancora nel computer? No, ne ho detto, non le trovo più. Vabbè, in pratica questa serie consiste nel fatto che lui all'epoca assomigliava all'Orso Yogi. E hai peggio di quando eri piccolo, però quella la metto. No, te prego, sì. No. E praticamente, insomma, prendeva il telefono e mentre andava a scuola, la serie era anche molto originale. Poi, complimenti ad Ale, tra l'altro, perché è uno proprio italico forte, cioè neanche a di go to school, no? O tipo going to school, andando a scuola! La cosa divertente dei suoi video, più che altro, qual era? Che praticamente lui non aveva capito che, insomma, ci fosse la possibilità, con la stupenda magia dell'editing, di unire le parti del video. Lo faceva, ma lui nella sua testa, ogni volta che iniziava una clip, rifaceva l'intro. Cioè, vi faccio un piccolo esempio: lui che va a scuola. Bello ragazzi, siamo qui con questo nuovo video sulla Tiger Shark 1900, andando a scuola. Poi passava un po', lui diceva qualche stronzata, saliva sull'autobus, scendeva dall'autobus. Bello ragazzi, che Tiger Shark, siamo di nuovo qui con un altro episodio. Che stati! Ma non si fa così. Poi ha provato disperatamente a fare un video su un altro canale, AlphaTube, che è uscito bene. È uscito bene, l'ho montato io. Però poi è morto, cioè il canale è morto con quel solo video, che vi lascio qui sopra nelle schede. Almeno dai, lasciate like, supportate quel video che è figo. Facciamo così, se quel video, non so, vai a controllare al volo quanti like è. Eccolo, mamma mia. Ciao ragazzi. Oddio, che disagio. Ciao a tutti ragazzi. Voi non avete idea della cosa più bella. Allora io vi dico una cosa, guardate quel video. Puttana, ma in descrizione di quel video trovate il backstage, gli errori e il backstage. Lui ha detto certe cose nel backstage. Madre di Dio. Vabbè, a parte che fa ridere perché avevo 14 anni, una collana obbrobriosa che ho ancora. No, la collana era figa, la maglia era. Ma non spoilerare troppe cose, lo trovate. Sì, la maglia obbrobriosa, ero l'orso gli occhi, pure qui c'ero più largo che alto. Ah, in pratica tutto allora, questo per dire che il video ha 54 like. Se il video arriva a 70 like, io vi giuro che apro ufficialmente il canale su AlphaTube. Stai scherzando? Ve lo giuro. No! Se il video arriva a 70 like, lo faccio. Cioè io vi dico che se non ci arriva a 70 like, chiudo il mio di canale. Fate i seri, dai, 15 persone devono mettere like. Io lo faccio davvero, sì, cioè se arriva a 70 like, io ricomincio a stare su AlphaTube. E quindi ragazzi, direi che la scommessa è stata fatta, dipende tutto da voi. Ti do un'altra possibilità, non vuoi alzare un pochino, tipo 100 like, perché 70 è facile, 100 like, effettivamente è veramente poca roba. Quindi ragazzuoli, dipende tutto da voi il suo futuro, in modo che potete legittimamente essere fan di mio cugino, perché gli arrivano messa, sono tua fan, ma di che? Ma chi mai, non è ma vero, ma io non ho fan. Se no, quando gli chiedono nei video che facciamo insieme, hai mai baciato una tua fan? E lui non sa cosa rispondere, giustamente perché non ha fan, io non ho fan. Scrocca le mie. Ma questo è un altro discorso, è giusto, è giusto anche questo. Lasciate, allora, i 3000 like, vedi questa differenza di like? 3100 like! Comunque ragazzuoli, appunto, 3000 like se volete un altro fuck you time, magari insieme sempre al cuginetto, in descrizione, quindi trovate il mondo. Io vi consiglio di vedere la descrizione perché non ve ne pentirete. Potreste trovare anche il mio e il suo numero di Instagram. Cioè, nel senso, tipo il numero civico di Instagram. Lo decide. Vabbè, raga, si è beccato.